Nicola, c'è un'altra notizia che non ha bucato lo schermo, che è quella riguardante la nostra proposta di abolizione dell'IRAP. Mentre il governo continua a non trovare le coperture finanziarie per IMU o aumento dell'IVA, noi siamo riusciti a trovare ben 3,6 miliardi per abolire l'IRAP, una delle tasse peggiormente concepite dal governo italiano, perché va a colpire direttamente il lavoro, va a tassare il lavoro. Vi mandiamo un video in cui il nostro deputato Fantinati spiega bene com'è andata la questione IRAP. Buongiorno, abbiamo presentato una proposta di legge per l'abolizione dell'IRAP, una tassa ingiusta che grava sul valore della produzione. Più un'azienda investe, più un'azienda assume, più viene tassata. Secondo il rapporto Giavazzi, tagliando tutti gli incentivi inefficienti dati a pioggia a tutte le aziende italiane, riusciamo a recuperare 3,6 miliardi. Copertura necessaria per abolire l'IRAP per tutte le microimprese, cioè le imprese fino a 10 dipendenti con fatturato di 2 milioni di euro. Le imprese che durante il periodo della crisi hanno fatto meglio e hanno salvato il nostro paese. Alessio, tu poc'anzi parlavi di...